Grazie, mi scuso intanto per non poter essere lì in persona. Non mi piacciono gli interventi online, naturalmente era una questione di rispetto nei vostri confronti e anche di affettuosa vicinanza che io faccio questo intervento. Preferisco di gran lunga il discorso da vicino e spero una prossima occasione. Purtroppo diversi complicati impegni istituzionali mi hanno incastrato, mi hanno impedito di arrivare a Torino, cosa che era un mio forte desiderio. E parlerò appunto a partire della crisi epistemologica della medicina e in generale crisi che è preoccupante. Trovo sempre difficile parlare contro ciò che è un confermismo linguistico, che poi anche un confermismo di pensiero, a partire dai famosi evidence-based data, che stanno imponendo una dittatura di pensiero, ma che in realtà sono un discorso assai banale e scientificamente per nulla valido. Un dato basato sulla prova o sull'evidenza, prova o evidenza, a seconda dei due significati che nella lingua inglese si può dare al termine, è una cosa abbastanza ambigua, ma mi permettete di dire che una cosa provata è di per sé un dato, una cosa che non è provata è un'ipotesi. Viene dalle case farmaceutiche, è ben noto questo termine, non viene da un discorso teorico epistemologico medico. Io somministro un farmaco e aspetto che abbia un effetto. Se questo effetto che io mi aspetto c'è effettivamente, questo è un dato. E se non ce l'ha questo effetto, anche questo è un dato. Ora, la questione è quindi che rapporto c'è tra un dato e l'ipotesi, e se vogliamo essere più rigorosi, tra il dato e la teoria, perché ogni dato va interpretato da una teoria. E non solo, le teorie possono essere validate o invalidate dai dati, o dobbiamo pure supporre un'area di indeterminazione ammessa nella scienza della fisica, in tutte le serie, non capisco perché la medicina dovrà rappresentare un'eccezione a questa importante acquisizione epistemologica, perché la medicina segue la strada cieca della certezza e della concretezza. Quindi, quando insistiamo a dissociare la teoria dal dato, impoveriamo molto il nostro modo di pensare e penso che sia evidente per tutti e anche per i medici che si occupano di epistemologia che il patrimonio teorico della medicina è molto impoverito, è aumentato a dismisura il suo patrimonio tecnico. Non c'è nulla contro la tecnica, ma la tecnica non può sostituire la teoria, non può sostituire la libertà di pensiero, perché altrimenti saremo sempre di più nel paradigma ottico di vedere sempre meglio e fare sempre meglio quello che già sappiamo, ma non avremo la possibilità di aprire altri orizzonti. Questa prevalenza del tecnico a scapito del pensiero teorico nella medicina è di fatto una condizione che rende la medicina oggi una scienza povera democraticamente. Quindi è una questione di democrazia. Abbiamo bisogno di una medicina che pensa nuove cose, che disloca lo sguardo, e non soltanto di una medicina tecnica che può fare ottime cose, ma anche per tornare alla questione fondamentale della salute mentale, fondamentale per la medicina stessa, noi abbiamo bisogno che la tecnica sia al servizio dell'esperienza e la tecnica non potrà mai diventare padrona dell'esperienza. Per fare un esempio,
importante che, spostando la cosa sul piano dello psichico, si sa bene che le notizie cattive viaggiano con più velocità e hanno più accoglienza delle notizie buone, e che i messaggi aggressivi viaggiano con più velocità e hanno più successo dei messaggi che non sono aggressivi. Questi sono dei dati. Ora, perché a questo accade? Questi dati sono importanti, significativi, per certi aspetti sorprendenti, per altri no, però come li spieghiamo? Ecco, abbiamo bisogno di una teoria. Abbiamo bisogno di connessioni complesse, di connettere un sapere con un altro sapere. Quindi questi dati possono essere spiegati perché il messaggio della cattiva notizia ha, in termini di precarietà, l'importante funzione di compattare il sistema psichico e quindi creare una falsa sensazione di sicurezza. Quindi viaggia velocemente, compatta difensivamente e crea una sicurezza. Il messaggio aggressivo è straordinario nel permettere di scaricare le emozioni tutte le volte, come nella nostra società accade, c'è un ingorgo emotivo perché non c'è la possibilità di sedimentare e elaborare le nostre emozioni. E quindi su questo vorrei anche spiegare la mia presenza qui e anche la mia presenza nel Manifesto della Salute Mentale. Io mi auguro che questa esperienza ci permetta anche di stabilire dei legami più solidi, più significativi, più stabili tra voi, il Manifesto della Salute Mentale, e perché la Società Psicoanalitica Italiana si impegna in questa direzione, anche per pagare un debito e anche per riconoscere le difficoltà del passato, le incomprensioni tra forze che dovrebbero essere naturalmente alleate nei confronti della alienazione e che invece si sono chiuse nella reciproca incomprensione. Vi leggerò quindi un pezzo di Cornelius Castoriadis scritto nel 1990. Dice: l'apporto della psicoanalisi alla comprensione del mondo umano, assolutamente fondamentale, ci mostra chiaramente che non sono considerazioni di interesse economico né fattori razionali a dominare le motivazioni degli umani e a permettere di comprendere il loro comportamento. Viceversa, questo era appunto la psicoanalisi continua, 1990, a voler ignorare il ruolo fondamentale di distruzione sociale nella socializzazione degli umani e a pretendere di poter derivare le istituzioni e i significati sociali a partire dalle tendenze profonde della psiche, il che costituisce un non senso lurimo. Ma la psicoanalisi, aggiunge Castoriadis, può e deve fornire un contributo fondamentale a una politica dell'autonomia, perché la comprensione di sé è una condizione necessaria dell'autonomia. Non può esserci una società autonoma che non riflette su se stessa, che non si interroga sulle sue motivazioni, le sue ragioni di agire, le sue tendenze profonde. Quindi l'impegno della società psicoanalitica è questo, di recuperare terreno e di pagare un debito che ha nei confronti della sua stessa disciplina, nei confronti delle altre discipline, per un comune interesse di cittadini, in primo luogo, della democrazia, che non può essere più rinviato o dilazionato a causa di qualsiasi, diciamo così, autoreferenzialità. Perché dobbiamo pure riconoscere che il problema della sofferenza psichica grave e strutturante interroga tutti, nessuno ha una risposta che lo possa normalizzare, nessuno lo deve normalizzare. Piuttosto dobbiamo verificare insieme qual è il grado della nostra capacità di farsi destabilizzare, destrutturare da un discorso che non comprendiamo, perché abbiamo costruito il nostro discorso che lo esclude, e quindi di accettare dentro di noi la necessaria trasformazione del nostro assetto emotivo e mentale che ci permette di allargare l'orizzonte della nostra presa sul mondo. Allora, da questo punto di vista chiuderei
con due cose che a mio avviso sono molto importanti. Uno è il sostegno nella comunità. Non esiste che una persona che soffre, che vive un'esistenza lacerata, venga curato impersonalmente al di fuori del luogo in cui vive. Deve vivere nella sua comunità, essere preso in cura piuttosto che curato nella sua comunità, deve essere inserito culturalmente, politicamente, socialmente, lavorativamente nella sua comunità, ma attenzione, questo inserimento non è unilaterale. Non significa che noi li sosteniamo perché entrino a stare tra gli altri. Significa sostenere anche la comunità, qualcosa che, noi, che era nel patrimonio della riforma Basaglia, ma che è stata accantonata. Sostenere la comunità nella sua sofferenza, nella sofferenza della comunità e non delle singole persone. Aiutarla a riconoscerla questa sofferenza, aiutarla a elaborarla, aiutarla a superare, elaborare e superare il suo assetto difensivo nei confronti della diversità. Penso che queste cose sono fondamentali, perché se non facciamo questo lavoro, il lavoro comunitario si debolisce e cambia significato. L'altra cosa che dobbiamo pure riconoscere, e questo dà anche alla salute mentale, al sistema della salute mentale una particolarità, questa quella di lavorare sul piano, diciamo così, scientifico rigoroso, ma anche in un piano eccentrico al principio logico della non contraddizione. Questa antinomia è fondamentale, è la nostra caratteristica, è quello che rende interessante il nostro lavoro. E quindi tenere presente che non possiamo considerare queste situazioni esistenziali difficili, dolorose e di emarginazione nel termine di una malattia da risolvere. E non possiamo immaginare che il cosiddetto disordine mentale deve essere in qualche maniera normalizzato e inserito in modo consono al nostro modo di relazionarsi. Dobbiamo farsi interrogare da questa diversità, dobbiamo ascoltarla e soprattutto dobbiamo tenere presente che una cosa fondamentale della cura è quella di restituire qualità di vita, cioè diritto di sentirsi vivi, di sentirsi espressivi e creativi alle persone al di là e nonostante la loro sofferenza psichica. Cioè non dobbiamo pensare che dobbiamo curarli, rendergli più normali perché loro possono godere della vita. Devono godere della vita, dobbiamo occuparsi di questo senza pretendere che il loro discorso cambi e diventi omogeneo a nostri. Perché se c'è qualcosa di importante in questa disparità di linguaggi è che questa diversità rende evidenti, chiari e significativi tutti i vuoti di comunicazione tra di noi. Da questo punto di vista, siccome c'è un dibattito, qui concludo, oggi, cioè questi giorni su Quotidiano Sanità, a partire da un libro di Iva Canvicchi, oltre la 180, noi siamo d'accordo che la 180 va in qualche maniera rinforzata e portarla oltre, però significa farla vivere. La 180 è una straordinaria conquista di civiltà relazionale umana. Non si può andare avanti a prescindere da questo. Certo, bisogna andare oltre. In che senso? Che bisogna darle la forza propulsiva che è venuta a meno. Tenere presente che abbiamo bisogno di una idea complessiva della cura, di ridare forza ai diritti sociali, culturali, civili, politici è importante, ma è anche altrettanto importante dare spazio alla libertà e alla creatività delle persone sofferenti. È molto importante provvedere ai loro bisogni materiali, ma dobbiamo prestare attenzione anche ai loro affetti e ai loro desideri. E poi è molto importante l'inserimento vero, non ipocrita, non diciamo così omologante nella comunità in cui si vive, ma altrettanto importante ascoltare la richiesta di lenimento del dolore
e soprattutto della sua elaborazione. Vi ringrazio molto per questo invito e spero che avremo l'opportunità, indipendentemente anche dai convegni, di riaprire un dibattito, perché questa seconda stagione del Manifesto della Salute Mentale, che è la più importante, mira al più vasto coinvolgimento di tutte le forze, un coinvolgimento paritario, perché il Manifesto non è un organo, non è una forza politica, sono delle idee che noi sentiamo di condividere con tutti e di elaborare con tutti. Grazie. Dite, a posto? Allora, buongiorno, mi dispiace tanto non essere con voi, ma appunto, come vi ho detto, è stata, come dire, un'emergenza personale che mi ha impedito di partire. Mi dispiace perché da un lato detesto oramai questi convegni via Zoom e invece trovo importantissima l'interazione anche fisica con le persone, il sentire, però non, neppure volevo perdere questa occasione di parlare con voi. Mi pare ma l'intervento che mi ha preceduto, come dire, mi aiuta, mi apre la strada, perché quello che io vorrei fare è un discorso che sarà, anzi, se posso, l'ho anche detto ad un altro paio di amici che hanno scritto il manifesto, a me sembra che nel vostro manifesto manchi un po', ed è questo, il confronto che, ahimè, è crudele, con la realtà dei servizi di salute mentale nel nostro paese. Cioè, credo che qualunque, cioè, se non vogliamo fare giochini verbali post 180, oltre la 180, e se non vogliamo fare soprattutto celebrazioni, come dire, pretendo in mio onore di non averne mai fatte in questi 40 anni, anche se so che ce ne sono state molte, alle quali ad alcuni ho purtroppo partecipato facendo sempre la figura della cattiva vecchia ragazza. Ecco. Credo che preliminare appunto ad evitare che il superamento della 180, i tempi cambiati eccetera facciano una grande confusione, credo che preliminare sia il confronto con la realtà, con la realtà dei servizi in Italia. Allora, la realtà dei, inoltre, questo confronto mi sembra importante per avere delle prospettive di azione culturale e politica, ma è anche importante perché se non ci si confronta con il, come dire, con le caratteristiche, con lo scenario, con il sistema dentro il quale si opera, si rischia una cosa che secondo me è molto presente, soprattutto negli ultimi anni, che chi cerca, sicuramente qui ci sono delle persone, io stessa faccio parte poi di gruppi di cui queste persone fanno parte, cioè chi cerca di lavorare in una certa logica, in un certo modo, secondo i valori che Sarantis adesso ha illustrato molto bene, rischia di essere, come dire, privato di ossigeno se sta dentro un sistema che in modo ormai, secondo me, strutturale, sta andando in tutt'altra direzione. L'allarme per me non è legato a questo cambio di governo. L'allarme sulla situazione, sul degrado dei servizi di salute mentale, noi come coordinamento salute mentale lo abbiamo fatto già prima del Covid e sicuramente nel periodo del Covid. Questo degrado attuale, diciamo, ha sicuramente, come dire, siamo dentro un piano inclinato, il degrado ha subito un'accelerazione perché il definanziamento dei servizi della salute in generale, sia in valore assoluto che in percentuale sul PIL, è andato avanti in questi anni e dentro il definanziamento della salute, la salute mentale è stata ulteriormente definanziata. C'è stato sicuramente lo stress del Covid, ma il Covid non ha peggiorato i servizi di salute mentale, come non ha, secondo me, peggiorato i servizi sanitari. Ha evidenziato in modo plateale alcuni limiti, cioè, o meglio, più che alcuni limiti, i loro limiti strutturali. Un esempio, i servizi di diagnosi e cura nel nostro paese, da sicuramente negli ultimi 20 anni,
sono tutti, sono la gran parte, esclusi 20-25, sono tutti con le porte sempre chiuse. I servizi, i centri di salute mentale, porte chiuse, porte aperte, bassa soglia, pochi a bassa soglia, spesso ci si arriva con filtri, eccetera, eccetera. Cosa è successo col Covid? Che anche i servizi di salute mentale hanno chiuso le porte, profittando del fatto che era necessario mettere uno schermo, no? Mettere un filtro, che si aggiungeva il filtro del Covid agli altri infiniti filtri burocratici e culturali che sono stati messi in questi anni nei centri di salute mentale, che sono stati trasformati da centri di salute mentale in ambulatori di salute mentale, che è tutta un'altra cosa. Ho usato la parola sono stati trasformati. Questa parola è in parte sbagliata, perché in alcune regioni questa non c'è stata una trasformazione. In Lombardia questo modello è il modello che è stato sposato fin dall'inizio, l'ambulatorio da un lato, posto letto dall'altro. Il problema, dico, per dire, è l'esempio più eclatante, ma non in solo, quello della Lombardia. Però cosa è successo in questi ultimi anni e anche per un insieme di ragioni che ora è troppo lungo, elencare. Beh, è successo che inerzialmente tutti i sistemi regionali sono andati in questa direzione, anche quando non lo si voleva, anche quando c'erano delle, e ci sono delle, delle resistenze culturali, perché si dice che non deve essere così. Per esempio, pensate a tutta l'enfasi che si è fatta durante il post-Covid, durante il Covid, sul territorio. Tutti a riempirci la bocca dell'importanza del territorio. Persino Draghi, nel suo discorso di insediamento, parlò, noi rimanemmo esterrefatti e felici relativamente, parlò dei servizi di salute mentale come presidio, e noi diciamo, ma non si è accorto che esistono i servizi di salute mentale un presidente di consiglio? Bene, tutto questo non solo è rimasto parole, ma lo scivolamento in giù dei servizi di salute mentale come CIM, come erano i CIM, ambulatori di igiene mentale, è continuato incontrastato. Incontrastato le regioni, naturalmente sappiamo che noi abbiamo 20 repubblichette sanitarie, quindi non tutte le regioni sono uguali, però ci sono alcuni elementi. Avvertimi quando mancano qualche minuto, perché mi sono infilata dentro un discorso complicato, però ci tenevo a farlo e 10 minuti sono pochi per farlo. Volevo citarvi però un paio di elementi che a mio parere dicono che oggi le categorie di disapplicazione della legge, di necessità di riaggiustamenti, sono, se non sbagliate, sicuramente insufficienti e dobbiamo liberarcene. Oggi è in atto, non da oggi tra l'altro, oggi è visibile una mutazione del sistema psichiatrico, e insisto psichiatrico, perché trovo che spesso la parola, l'espressione salute mentale è usata come understatement. Quindi è ancora un sistema sostanzialmente psichiatrico nel quale è avvenuta una mutazione. Noi dobbiamo confrontarci con questa mutazione. Appunto, volevo citarvi un paio di elementi che mi fanno dire che non si tratta solo di politiche sbagliate. Allora, in questi giorni a Torino si è discusso di una cosa apparentemente minore. Un gruppo di operatori sono andati dal magistrato tutelare per eccepire su un provvedimento che la regione ha preso e che consiste, me la faccio corta rapidamente, e che consiste nel fatto che quando una persona si allontana senza permesso e senza preavvertire e senza una buona ragione dalla struttura in cui sta, e non sto parlando del diagnosi e cura, ma dall'appartamento, dalla comunità, dall'abitazione protetta, insomma, i modi per chiamarla sono infiniti, gli operatori sono obbligati a chiamare la polizia. I direttori dei dipartimenti di salute mentale hanno accettato questo. Forse qualcuno ha borbottato, ma l'hanno accettato e firmato. Anche la maggior parte
insomma, delle varie entità che gestiscono posti residenziali lo hanno accettato. Non tutti gli operatori, per fortuna, lo hanno accettato perché hanno sentito puzza di manicomio in questo provvedimento. Non solo, ma un attentato, mi riferisco ai discorsi che faceva Sarantis prima, un attentato radicale ad un approccio di presa in carico e di cura. Perché se una persona scappa, perché naturalmente quando uno si allontana senza dirmi perché, senza negoziare, sta scappando. Bene, se una persona scappa è un messaggio, no? Me lo insegnate voi. E questo messaggio il servizio deve prenderlo e deve ragionarci sopra, no? Questo provvedimento dice l'operatore è obbligato a informare, l'operatore che tra l'altro spesso è anche un OS, eccetera, eccetera. Bene, uno. Secondo, già da un paio d'anni fa, ecco, questo elemento non è, ci siamo informati poi, questo provvedimento in diverse forme esiste in molte altre regioni. In alcune regioni, per esempio nella regione Lazio, ma esiste anche qui un provvedimento similare, ma esistono di fatto dei non detti, delle pratiche routinarie che non sono scritte in una determina, non sono scritte in un provvedimento, ma che di fatto sono così. Si arriva pure a chiamare la polizia in un diagnosi e cura per una persona ricoverata nel diagnosi e cura e non in misura di sicurezza. Quindi, grande, secondo me, grande ritorno dello schema custodiale. Nel caso delle residenze, questo ritorno è pericoloso a sé e quindi per protezione. In altri casi può essere più francamente sulla pericolosità sociale, ma comunque questo è, come dire, è un elemento ormai strutturale che si è inserito nei servizi. Secondo, altro esempio, il taser, la pistola elettrica. Allora, qualche anno fa a me è capitato di fare un dibattito piuttosto duro con l'assessore a Cagliari, poco prima del Covid era questo, con l'assessore regionale alla sanità. Io ho lamentato in questo caso il fatto che fosse stato appena approvato dal Comune di Sassari il nuovo regolamento di polizia di polizia municipale che autorizzava l'uso del taser quando si trattasse di realizzare un trattamento sanitario obbligatorio. L'assessore si è arrabbiato e mi ha detto: impossibile, una cosa del genere sarebbe illegale. Dopo la pausa caffè sono tornata con il provvedimento, l'assessore se n'è andato via. Come dire, lui ha dovuto fare autocritica, ma purtroppo ho dovuto farla anch'io, perché poi ho scoperto, cercando, che in diverse città e regioni i regolamenti di polizia urbana autorizzano l'uso del taser. E voi forse ricordate, o forse no, ma ve lo dico, a Genova una persona è morta durante un TSO con l'uso del taser, non per il taser, ma perché l'aver sparato il taser ha ingenerato un tale livello di angoscia e di violenza tra la polizia e questa persona che alla fine la polizia ha sparato davvero con la pistola vera. Bene, anche questo è un elemento strutturale che si aggiunge ai diversi elementi che elencavo prima. Adesso, siccome non voglio continuare a fare questi, voglio solo aggiungere un altro elemento strutturale, che è l'ipertrofia dei posti letto. Non so quanto voi sappiate, ma vi invito a fare questo controllo. Andate sui siti dei DSM del Lombardo Veneto. Bene, scoprirete una cosa che io dicevo: ma non è possibile, sto guardando male. E controllavo bene, si chiamano reparti psichiatrici, ma non sono gli SPDC, no. Accanto agli SPDC, che fanno quella funzione semplicemente di ricevere quelli che sono stati presi dagli acchiappamatti,
No, ci sono anche i reparti che hanno da 20 a 30 posti letto, nei quali si può stare più di un mese e non in trattamento sanitario volontario, ma ahimè con le porte chiuse e con tutto l'armamentario del reparto psichiatrico. Bene, ditemi se questo, insieme all'ipertrofia dei posti assistenziali, dove ci sono sia persone con disturbo mentali che anziani e disabili, non è un mutamento strutturale. Allora, io ho usato la parola mutazione, ma vi risparmio per non perdere tempo perché ho usato mutazione. Comunque, la sostanza del ragionamento è: in realtà il dispositivo dell'internamento che la legge 180 voleva abolire non è affatto scomparso, semplicemente è scomparso il manicomio come luogo di concentrazione, ma non è scomparso, come dire, è stata tagliata la pianta, ma le sue radici non sono state tolte e hanno prodotto tutti questi nuovi getti che secondo me hanno già mutato in maniera radicale le caratteristiche del sistema psichiatrico nel nostro paese. Quindi altro che andare oltre la 180, siamo andati ben oltre la 180, ma non nella direzione che la 180 auspicava e per la quale noi abbiamo lottato e per la quale, che ha ben illustrato Sarantis prima, no. Come dire, è andata in tutt'altra direzione la mutazione del sistema, in una direzione esattamente opposta, più medicalizzante, più in questo caso, più nel nostro caso, più neurologizzante, perché adesso insieme allo psico c'è il neuro, no? Anzi, che sta prendendo il sopravvento in una maniera a volte imbarazzante. Ecco, vado alla conclusione di questo discorso. Le mie conclusioni, i due punti che voglio mettere, scusate, guardo. Ecco, no, ecco, un altro punto volevo. Ecco. Per poi accompagnare l'intervento di Riccardo, che già mi è qui al fianco, ti invitavo a concludere in questo senso. Sì, no, mi stavo guardando il punto della conclusione. La conclusione è questa per me. Uno, bisogna avere il coraggio di liberarsi delle parole e dei concetti che ci fanno sentire bene e guardare crudamente la realtà, che secondo me è questa. Guardarla cosa vuol dire però? Uno, superare l'insoddisfazione che abbiamo sulla mancanza di dati. Qua bisogna costringere il Ministero a raccogliere dei dati seri, per esempio il dato sui TSO. Sembra che nel nostro paese se ne facciano pochi, 1,6 per 100.000, non è vero, se ne fanno molti di più. L'altra seconda cosa, bisogna ricominciare a fare ricerca a partire dai servizi. La terza cosa, bisogna rimettersi insieme. Bisogna rimparare a riragionare insieme, ma sull'andamento del sistema, non sulle piccole cose. Cioè, perché se noi continuiamo a ragionare sulle cose che facciamo e che sono sempre più piccole, però, finiamo per essere rinchiusi, ma questo Basaglia lo lamentava degli Stati Uniti degli anni 60. Negli anni 60 il sistema, ma negli Stati Uniti il sistema era completamente diverso, viaggiava su logiche violente ed escludenti, e poi c'erano i bravi che facevano delle cose ottime. Ecco, noi ci siamo ridotti a questo punto, ma i bravi che fanno delle cose ottime, se non riescono ad aprire un conflitto, e qui mi riferisco soprattutto ai medici, con quelli che sono la maggioranza, che fanno delle cose pessime e che usano per esempio i farmaci come camicia di forza, non ne caveremo piede. Quindi guardare, analizzare il sistema, metterci insieme, aprire un conflitto sia prima con gli operatori, vorrei dire, che con la politica. Grazie, scusate se ho preso più tempo. Grazie di avermi invitato, è la prima volta che partecipo a un convegno di medicina democratica e sono particolarmente colpito dalla comunanza che ho con molto di quanto è stato detto negli interventi che mi precedono. Sono un avvocato che da 10 anni si occupa di trattamenti sanitari obbligatori e dal 2004, quando c'è stata la legge, è stata introdotta la legge sulle amministrazioni di sostegno, anche delle amministrazioni di sostegno.
le persone che entrano nel percorso in qualche maniera psichiatrico, qualunque sia il modo in cui vi entrano, posso dire con assoluta certezza, perché vi posso garantire che conosco non decine, ma centinaia di casi di persone che mi chiamano da tutta Italia, sono cittadini di serie B per quanto riguarda la tutela dei loro diritti, anche di diritti fondamentali. Quando si entra nel percorso psichiatrico, queste persone non hanno più diritti e non hanno soprattutto diritto alla parola, perché non vengono ascoltate. Sono molto più che diritti fragili quelli di queste persone, e l'evoluzione che c'è stata in questi ultimi anni tra il trattamento sanitario obbligatorio, al quale si ricorre un po' meno, e con lo spaventoso aumento delle amministrazioni di sostegno, ha fatto addirittura aggravare ulteriormente tutte le problematiche, le difficoltà proprie della tutela dei diritti di queste persone. Perché con le amministrazioni di sostegno, che attualmente in Italia sono 400.000, ma si stima arriveranno a 3 milioni circa nell'arco di poco tempo, cosa succede? I giudici tutelari conferiscono al nominato amministratore il potere di cura, e attraverso questo diventa ancora più difficile difendere le persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, perché ancorché non siano state dichiarate incapaci di intendere il volere, quindi interdette, lo sono di fatto, vengono trattati come degli interdetti, e gli amministratori di sostegno, che chiamiamo amministratori di sostegno, che dovrebbero svolgere una funzione di affiancamento nelle decisioni dell'amministrato, diventano di fatto i loro tutori. Voi sapete che il giudice o la sezione del tribunale, meglio ancora, che si occupa di questa materia, tanto del trattamento sanitario obbligatorio quanto delle amministrazioni di sostegno, è l'ufficio della volontaria giurisdizione. Che cosa significa? In una causa normale noi abbiamo due o più soggetti che manifestano posizioni contrapposte, infatti sono controparti nel giudizio, in cui assumono ognuno una loro teoria, chiedendo al giudice chi dei due ha ragione. La volontaria giurisdizione si caratterizza invece proprio perché non è una causa. Tutte le persone che partecipano alla procedura della volontaria giurisdizione sono lì per aiutare il giudice, per contribuire con il giudice a risolvere un problema. Io vi posso garantire che ogni volta che intervengo nelle amministrazioni di sostegno a tutela dei diritti di un amministrato o di un amministrando, io mi sento trattato come una controparte. E questo, devo dirlo, in particolare mi succede con gli psichiatri che intervengono in queste procedure. Cioè, ho una difficoltà enorme a farmi accettare come avvocato all'interno di procedure in cui ci sono degli psichiatri che inevitabilmente vengono poi invitati dal giudice a fornire pareri, consulenze di vario genere, qualunque esse siano. Diceva poco fa, con un'espressione che mi è piaciuta molto, il primo degli interventori, Sarantis, diceva che le persone sottoposte a queste procedure vengono trattate impersonalmente e al di fuori della loro comunità. Ma è così tutti i giorni. In Italia ci sono qualcosa come 10.000 trattamenti sanitari obbligatori da dati Istat. In realtà io ritengo siano molti di più, però 10.000 sono quelli ufficiali. Da un punto di vista tecnico-giuridico, di questi 10.000, io credo che neanche uno sia corretto, perché non sono rispettosi della procedura giuridica che bisogna seguire per fare il trattamento sanitario obbligatorio. Voi sapete che un trattamento sanitario obbligatorio alla fine si realizza attraverso quattro fogli di carta, che sono la proposta di un primo medico che dice: secondo me il signor Tizio necessita di un TSO, il certificato di convalida di un secondo medico, che deve essere necessariamente del servizio pubblico, che dice: sì, convalido
questa proposta, sono d'accordo anch'io. Questi due fogli di carta vanno davanti al sindaco che emette l'ordinanza sindacale e i tre fogli di carta vanno davanti al giudice tutelare, quindi volontaria giurisdizione, il quale convalida di fatto la regolarità della procedura. In tutto questo, chi ascolta la persona sottoposta a TSO? Nessuno. In tutto questo, quanti TSO sono motivati? Nessuno. Quanti TSO sono fatti per relazionem? Tutti. Una volta che si è innescato il meccanismo del TSO con il primo certificato, tutti quelli che vengono a seguire il secondo medico, il sindaco e il giudice, non fanno altro che confermare quanto è già stato scritto da altri, ma nessuno ci mette niente di suo. Il secondo medico che deve convalidare la proposta dovrebbe svolgere una apposita sessione con la persona da sottoporre a TSO per verificare l'effettiva difficoltà che quella persona sta vivendo. Succede mai? Mai. Guarda caso, oggi con l'elettronica io vedo certificati di proposte, certificati di convalida che riportano lo stesso orario. Alle 10.15 viene fatta la proposta, alle 10.15 viene convalidata dal medico che sta nella stessa stanza, che dovrebbe invece vedere quella persona da solo, non in presenza del primo medico, perché dovrebbe verificare. Cosa mi dicono i sindaci quando io contesto che firmano l'ordinanza? Ma cosa devo fare io, avvocato, di fronte a due medici che mi dicono che quella persona è disturbata o, come diciamo le persone della strada, è un matto? Non posso che convalidare, non è vero, perché il sindaco dovrebbe verificare quale organo delegato del governo. Attenzione, il sindaco quando firma l'ordinanza sindacale non è il sindaco che agisce a tutela della salute pubblica del suo comune, è un delegato della presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrebbe verificare che quella persona ha rifiutato le cure, che gli sono state proposte le misure sanitarie extraospedaliere, che la persona ha rifiutato anche le misure sanitarie extraospedaliere. Non fanno niente. Questi sono passaggi di carte. E questo succede in tutti i TSO. Non arrivo mai alla conclusione di queste vicende, cioè al merito della nullità del trattamento sanitario obbligatorio. Perché? Perché i giudici ai quali mi rivolgo impugnando il TSO le risolvono tutte sul piano della ammissibilità, improcedibilità e non entrano mai nel merito del trattamento sanitario obbligatorio. E questo è un difetto gravissimo del nostro sistema giudiziario. Parlava prima la Giannichetta delle carenze dei servizi pubblici, del fatto che bisogna avere il coraggio finalmente di confrontarsi con queste realtà. Ma io mi confronto con queste realtà. Io vado nei reparti psichiatrici da 10 anni, ma nei reparti psichiatrici non si entra. Diceva prima la Giannichetta, ce ne sono solo una ventina aperti, gli altri sono tutti chiusi. Su 330 circa, 310 sono chiusi. Ma voi lo sapete che io non riesco nemmeno a entrarci dentro? Quando qualcuno mi chiama e devo andare a parlare con il malato psichiatrico, lo sapete cosa mi viene detto spesso dai medici? Le condizioni di salute non consentono in questo momento che la persona abbia un contatto con un esterno. Ma come, io sono un avvocato? Cioè tutti i cittadini hanno diritto a rivolgersi a un avvocato anche per risolvere una stupida questione condominiale, anche per risolvere una banale questione di una servitù, di uno stupido tamponamento. Una persona alla quale viene applicata una misura restrittiva della libertà personale, ecco il motivo per il quale il giudice tutelare interviene in queste procedure, perché lui deve convalidare una misura restrittiva della libertà personale con compressione di diritti costituzionalmente garantiti. Bene, chi sta nel reparto psichiatrico non ha diritto a parlare con il suo avvocato. Sto sforando? Ho ancora qualche minuto. Vi potrei parlare di decine e decine di casi, ma io vengo sempre vissuto, ogni qualvolta intervengo in queste procedure, come il nemico che si mette in mezzo. A me spesso negli SPDC con i quali
cerco un dialogo, mi viene detto, avvocato, ma lei che c'entra in questa storia? Questa è una questione nostra, ce la dobbiamo vedere noi. Quindi quella persona non ha diritto ad avere un avvocato. Siamo a questo punto. E nonostante io mi sforzi in tutti i modi di far capire che non sono un nemico, sono una persona che sta svolgendo un lavoro al quale il malato psichiatrico presunto tale sta affidando un incarico, io vengo sempre vissuto, appunto, ripeto, come il nemico. La mia prima esperienza 10 anni fa di un trattamento sanitario obbligatorio è stata con un ragazzo per il quale ho dovuto chiamare io il TSO, ho dovuto chiamare io il 118, perché ero a casa di questo ragazzo che era talmente, a un certo punto ha perso talmente il controllo, da che c'era un rapporto con me, diciamo, più di carattere amicale, e mi avevano chiamato i genitori perché avevano notato che sto ragazzo stava perdendo un po' il controllo. Mentre ero in casa, vi potete immaginare, io assolutamente incapace sotto ogni profilo, questo ragazzo mi si butta i piedi, mi stringe le caviglie e comincia a urlare, sbattendo la testa sul pavimento, no, i bambini, no, i bambini non si toccano. Poi siamo dovuti letteralmente scappare di casa. Chiamo il 118, lo porto in psichiatria. Entro nella storia di questa famiglia e cosa si scopre? Che questo bambino vive in una famiglia dove è stato iniziato i rapporti sessuali da una zia quando aveva 12 anni perché doveva imparare. Vive in una villetta dove c'è una recinzione con tutte bambolette impiccate, appese una a ogni metro una dall'altra perché bisogna difendersi da non so che. Facevano dei riti propiziatori davanti a un uovo. Avevano fatto un uovo alto 2 metri di fronte al quale la famiglia faceva dei riti. Quel povero ragazzo era il matto. C'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Allora, cosa mi dicono a me gli psichiatri che io ritengo più avveduti? Ma perché io vengo chiamato nel reparto del pronto soccorso per fare un trattamento sanitario obbligatorio di una persona in evidente stato di agitazione, che sta creando subbuglio in tutto il reparto del pronto soccorso? C'è polizia, 118, medici, quando non ci sono carabinieri e tutto il resto. Quello che urla, i miei diritti, non mi potete fare nulla, che vi credete? Io debbo, in quel momento, applicare il TSO senza nulla sapere della storia di quella persona, mentre avrei bisogno di 2 ore in pace per poter parlare con lui. Questo non succede mai. E nella mia modestissima esperienza io mi sento di dire che probabilmente il 99% dei casi delle persone che mi chiamano non sono dei malati psichiatrici o quelli che noi chiamiamo matti, che l'uomo della strada chiama il matto. Sono delle persone in grandi difficoltà, che hanno delle storie alle spalle difficilissime da gestire e che nel 90% dei casi vengono da situazioni familiari devastate, non hanno soldi, con un livello culturale bassissimo. Io ogni giorno devo mandare via persone che mi chiamano, che vogliono impugnare i TSO perché non sono in grado di difenderle per le spese che loro non possono affrontare. Cioè io dovrei girare l'Italia a mie spese, e non lo posso fare, per difendere persone che non si possono difendere. Questa è la realtà con la quale io combatto tutti i giorni. Perché queste persone chiamano me? Perché io le ascolto. Non so che dirgli. Io non sono un medico, io sono un avvocato. E quindi non do consigli, non posso dire nulla, però sto mezz'ora al telefono con loro e loro parlano e mi raccontano le cose più strane del mondo. E va bene, forse dobbiamo imparare a accettare e a metterci in una vera posizione di dialogo e di comprensione di queste persone, nel senso che non devono essere loro a essere integrate in un sistema sociale dal quale si sentono rifiutate, ma dobbiamo essere noi ad entrare nel loro mondo e accettarli anche nelle loro stranezze. Solo così li possiamo aiutare. Io credo questo, e questa non è un'esperienza da avvocato, è quello che io constato tutti i giorni con il mio lavoro. E chiudo perché potrei parlare 2 ore, ma il mio tempo è finito. Grazie dell'attenzione. Grazie per questo invito che mi sentite, vero? Sì, fammi un segno.
sentiamo. Ok, grazie. Dicevo grazie per questo invito che fa parte davvero di una vicinanza molto forte, sebbene gli impegni su cui prioritariamente le nostre organizzazioni si muovono siano impegni differenti. Se voi andate sulle pagine del Movimento Non Violento in questi giorni, come potete immaginare, in rete intendo, trovate soprattutto notizie sugli obiettori di coscienza ucraini e russi che si stanno opponendo alla guerra. Quindi questo è, rimane il punto di partenza della nostra associazione, ma mi sono anche detta che se questo invito veniva rivolto non era per avere un contributo specifico su un tema, perché non potremmo essere capaci di questo, ma per un'attenzione, un tipo di sguardo su questa realtà. Ed è quello che proverò a fare. Il Movimento Non Violento nasce con Aldo Capitini. La definizione, una delle definizioni di non violenza che Capitini dava era che la non violenza è apertura all'esistenza, alla libertà e allo sviluppo del vivente. Del vivente perché gli piaceva inserire non soltanto le persone, ma tutto il vivente. Apertura all'esistenza, alla libertà e allo sviluppo. Nelle analisi che ho ascoltato questa mattina con grande piacere trovo tanto di questa tensione verso un'apertura alla persona. È un'apertura difficile, soprattutto quando le relazioni sono rese più complesse e quando non ci sono le condizioni per potersi muovere come si vorrebbe farlo. Il Movimento Non Violento ancora nasce dall'obiezione, che è forse la prima azione che sta davvero al principio di uno sviluppo di un'azione non violenta. Intanto dire questo no, cioè intanto rifiutare la violenza che c'è. È Aldo Capitini che decide di non prendere la tessera del Partito Fascista, è Piero Pinna che decide di non fare servizio militare, sono gli amici russi ucraini in questi giorni, ma è anche Franco Basaglia che dice io non firmo e decide di non autorizzare nella sua struttura determinati trattamenti. Questa cosa dell'obiezione io la ricordo perché credo sia preliminare a tutto il resto, cioè soltanto decidendo che c'è qualcosa di intollerabile si sveglia la creatività per trovare delle strade diverse. Comincia da lì l'analisi, comincia da lì la ricerca di un programma costruttivo. Capitini nell'immediato dopoguerra proponeva i COS, i centri di orientamento sociale, dove le persone potessero stare insieme a confrontarsi su problemi comuni. Lo dico perché sognava che questo accadesse anche nei manicomi e nelle carceri. Con un'idea che per i tempi era davvero rivoluzionaria, cioè con un'idea che prevedeva che potessero stare assieme i pazienti e coloro che si occupavano dei pazienti a confrontarsi insieme su qual era il modo migliore per immaginare la terapia, che voleva anche dire includere le persone, il motto dei COS era ascoltare e parlare, non l'uno senza l'altro, quindi che prevedesse che quel tempo che manca sempre per prestare ascolto invece fosse il centro del percorso e che la persona con un disagio fosse inclusa e fosse parte dell'orientare il proprio percorso di terapia. Ascoltavo poco fa l'avvocato che parlava di quanto tutto questo manchi nei trattamenti più pesanti che vengono fatti e mi ricordavo di questi COS che Capitini sognava di poter aprire nei reparti psichiatrici, no? Dove chi cura e chi viene curato fossero in quel momento alla pari a ragionare insieme su quello di cui hanno bisogno. Diverse persone che hanno iniziato il Movimento Non Violento hanno lavorato in psichiatria, alcuni perché sono stati obiettori di coscienza con Basaglia, altri perché appunto hanno svolto un mestiere dentro e altri amici tuttora lo stanno facendo in condizioni che sono molto diverse. Parlavo con uno di questi, che è Daniele Lugli di Ferrara come me, che era allora un dirigente, contribuiva ad ammettere aperture di reparti come legittime dal punto di vista amministrativo, quando ancora la legge Basaglia non c'era, e diceva ce l'abbiamo fatta grazie a un movimento culturale condiviso e diffuso e partecipato, non so se ce l'avremmo fatta adesso. Ricevo ancora dalla non violenza la lezione a riconoscere nella realtà che non ci piace dimensioni di violenza diretta ma anche strutturale e anche culturale.
Di violenza strutturale ho sentito parlare molto questa mattina e la ritrovo nei pochi finanziamenti per la sanità, nella mancanza di tempo per ascoltare le persone, nell'inadeguatezza delle strutture per l'appunto che accolgono, nella chiusura delle strutture. Ma credo che ci sia anche tanta violenza culturale che non dipende soltanto da voi, che non dipende soltanto da chi è più incluso in questo lavoro. Francesco un attimo fa ricordava tutto questo, no? E anche altri interventi, di quanto sia sentito necessario il mettere da parte, l'accantonare le persone che ci ricordano che abbiamo un problema per continuare con un'omologazione rassicurante. Così come appunto Francesco parlava del cammino dei diritti che si sta forse facendo nella nostra società di adesso, anche italiana, non soltanto italiana. E credo che anche questo sia un argomento, un livello di analisi su cui ritornare. Ancora pensavo a quello che manca rispetto alla tutela dei bambini. Prima ci veniva a parlare, ci abbiamo ascoltato la storia di quel ragazzo che ha avuto bisogno di un TSO e che era in realtà forse l'elemento più sano di una realtà familiare totalmente disfunzionale. Manca molto, c'è molto che manca nell'intercettare situazioni che sono già promesse di disagio, perché sono di per sé costruttive di quel disagio. Ma c'è anche poco coraggio nell'intervenire su questo, secondo me, e c'è anche un ritorno indietro anche su questo campo e un voler lasciare silenziate tutte quelle situazioni il più possibile fino al momento in cui è possibile, fino al momento in cui diventano intollerabili, e quindi arrivare poi a delle prese in carico quando le cose sono già estreme. Non sarà un caso se anche in Emilia-Romagna, che è la mia regione, c'è sempre meno lavoro per le comunità educative per adolescenti e sempre di più per le comunità integrate, che sono quelle dove ci sono ragazzi con profili esordi psicotici o qualche cosa di questo genere, no? Quindi sempre meno un intervenire quando ci sarebbe ancora la possibilità di modificare delle traiettorie esistenziali e sempre di più aspettare a quando si pensa che poi non ci sia nulla da fare, dopodiché voi ricominciate dal principio e da farcene ancora tanto. Però capiamo che arrivare fin lì, lasciando tutto al suo posto, come se tutto andasse bene, non è lungimirante e non produce salute sicuramente. Un'altra debolezza che sento tanto e che chi lavora in questi settori mi racconta tanto, è la debolezza dei servizi territoriali, l'avete detto anche voi, lo scollamento con le famiglie. La difficoltà per le famiglie, soprattutto quando le situazioni non sono di estrema gravità, a trovare un supporto adeguato, un tempo adeguato, a sentire che chi sta prendendo in carico il proprio familiare sta capendo davvero la situazione che viene vissuta. Un grande senso di solitudine, un grande smarrimento in questo, non sapere come avere a che fare, come trattare il disagio del proprio familiare, come resistere a vicende che possono durare decenni, logorando relazioni, logorando la vita delle persone che stanno accanto, anche perché il disagio è molto privatizzato, nonostante magari ci siano associazioni, possibilità di automutuo aiuto, ma l'aiuto che si sente di ricevere davvero è davvero piuttosto fragile e inadeguato. Per risollevarci da tutto questo, chiudo con Aldo Capitini, con cui ho iniziato. Aldo Capitini diceva anche che la non violenza è un segno di direzione che diamo alla nostra vita. Ed è una, tra le definizioni, è una che a me piace particolarmente, perché mi aiuta ad ammettere come possibile la fragilità, il fallimento possibile. Un segno di direzione non significa che so già dove andrò e come farò ad arrivarci, ma significa che io intanto sono orientato da quella parte, è verso di lì che vorrei andare. Su come svolgere il percorso, su come attrezzarmi per il percorso e quali compagni di viaggio scegliermi è ancora tutto un po' da definire.
però intanto so che ho bisogno di sapere e di sentire che è quella la direzione verso la quale mi sto muovendo. Tutto il resto da costruire lo farò meglio che posso, ci arriverò meglio che posso, ma quella è la direzione che voglio prendere. Mi piace pensare che questo segno di direzione sia anche vostro, con tutti i limiti della realtà, dei servizi, dei finanziamenti, delle decisioni, della politica, che però sia anche, anche questo, anche per voi, un senso di direzione da dare al proprio agire come professionisti, come volontari, come operatori della salute o comunque in senso largo della cura. Sapendo che siamo piccoli, che arriviamo fino a dove possiamo, ma che quel pezzo di strada lì che poi lo facciamo, non possiamo non farlo. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle persone che abbiamo intorno e non staremmo bene se non sapessimo di averci provato. Io chiudo immediatamente e vi ringrazio. Benissimo, mi sentite? Tutto a posto? Sì, benissimo. Allora, il titolo mi pare eloquente. Io e l'intervento di Laura Guerra, che seguirà il mio, affrontiamo un problema di cui non si parla mai, o almeno non si parla, si parla raramente in eventi come questo. E quindi è importante che gli organizzatori abbiano deciso di porre all'ordine del giorno questo argomento. Cioè non si parla mai di quella che è la risposta che la maggioranza dei cittadini italiani hanno a un problema di disagio mentale, cioè la prescrizione di un farmaco. E io credo che noi dobbiamo capire che in questo momento noi abbiamo a disposizione, da un po' di anni in realtà, una serie di appelli, una serie di interventi che sottolineano qual è la situazione critica e che mette in luce i gravi limiti dal punto di vista scientifico e dal punto di vista dei riflessi sulla pratica della disponibilità di psicofarmaci che noi costantemente utilizziamo. Possiamo andare avanti nella prossima diapositiva. Perché non è come quando si fa da dove è armata qui. Ok, perfetto. Ecco, benissimo. Allora, molto brevemente, qui ci sono tre interventi che già datano di alcuni anni fa, 8-10 anni fa, in cui tre esponenti dell'establishment di tipo di psichiatrico lanciavano una sorta di appello. Tyler, che allora era il direttore della British Journal of Psychiatry, dice: è tempo di porre fine all'era inaugurata dall'introduzione degli psicofarmaci antipsicotici nel 1952, nel senso che dobbiamo capire che questo non è più un approccio importante e significativo per la cura delle psicosi. De Leon, che era il guest editor di una più importante rivista di psicofarmacologia, diceva che gli sembrava che gli psichiatri negli Stati Uniti non si rendessero conto che il futuro della psicofarmacologia è nero. Fibiger, che non è né uno psicologo, né uno psichiatra, né una rappresentante dei movimenti alternativi alla psichiatria, era quando scrisse questo intervento, il vicepresidente delle ricerche nel campo della neuroscienza della Eli Lilly, cioè una delle più importanti aziende farmaceutiche. Andiamo avanti. Allora, qui l'ho tradotto in italiano, lo dico molto brevemente. E diceva Fibiger che la psicofarmacologia è in crisi, i dati sono sotto i nostri occhi, da oltre 30 anni non un solo farmaco nuovo ha raggiunto il mercato della psichiatria. E questo già sta avendo allora e tuttora conseguenze, perché c'è una riduzione di investimenti su nuovi farmaci, sia da parte delle aziende e sia da parte delle agenzie pubbliche. E lui diceva una cosa che sembra ovvia, almeno per i medici, che però non mi pare sia tenuta in considerazione, cioè dato che non c'è un substrato biologico coerente per problemi eterogenei come le psicosi, la depressione, eccetera, eccetera, non sorprende che la ricerca abbia fallito, perché non c'è un motivo razionale per pensare che ci possano essere terapie specifiche per questi problemi. Allora andiamo avanti.
Allora, quali sono i motivi per cui non si fa più ricerca in psicofarmacologia? Prima di tutto, che una serie di studi grandi e importanti, finanziati pubblicamente, sottolineo, e non dall'industria, hanno dato risultati dubbi o negativi sulla efficacia dei farmaci più importanti nel contesto reale. Qui si riferiva alla DHD, alla depressione, alle psicosi. Che i farmaci introdotti sul mercato, che gli psichiatri, noi psichiatri, io lo so, gli psichiatri hanno considerato un'innovazione, non sono nessun tipo di innovazione rispetto a quelli presenti sul mercato da 50, 60, 70 anni. Che non ci sono bersagli molecolari per le terapie, lo sappiamo, che gli studi clinici in farmacologia, psicofarmacologia, hanno grossi limiti metodologici che ora vengono messi in luce perché c'è una maggiore attenzione alla qualità della ricerca, che ci sono gravi conflitti di interessi che influenzano la gravità, la validità dei risultati delle ricerche e che le aziende farmaceutiche, sono state tutte le più importanti aziende farmaceutiche, sono state colpite da sanzioni e multe in molti paesi del mondo per attività illegali connesse alla promozione sul mercato degli psicofarmaci. L'investimento sugli psicofarmaci non è stato un investimento di tipo scientifico, perché di scientifico non ha prodotto nulla negli ultimi 50 anni, ma è stato di marketing. E il marketing, come vedremo, ha avuto successo. Andiamo avanti. Molto brevemente, questo è un elenco non del tutto aggiornato, di multe che sono state comminate alle più importanti aziende farmaceutiche che in questo caso che producono antipsicotici negli Stati Uniti per tutta una serie di gravi comportamenti, corruzione, promozione illegale, promozione dell'uso dei farmaci off-label, cioè per prescrizione diversa da quelle a cui dovrebbero servire, ghostwriting, cioè scrivere articoli con il nome di un importante psichiatra in maniera che venga diffuso. Questa è la situazione delle case farmaceutiche. Andiamo avanti, guardiamo ora, ecco, ma c'è un problema di conflitti di interesse che riguarda la categoria degli psichiatri. Ora, questi sono dati negli Stati Uniti, purtroppo non abbiamo dati né per l'Italia né per altri paesi europei. Negli Stati Uniti è stata promulgata alcuni anni fa una legge che obbliga a indicare i destinatari dei contributi e delle donazioni da parte dei soggetti privati. E in base a questo, i risultati che sono stati che gli autori che hanno scritto questo articolo sono andati a verificare, ci dimostra che in un anno, questa è la somma totale dei contributi e gli aiuti economici che le aziende farmaceutiche hanno dato agli psichiatri negli Stati Uniti. Vedete che la somma totale è una somma totale di 110 milioni di dollari e vorrei che noi capissimo una cosa. Questo conflitto di interesse non riguarda il cosiddetto comparaggio, questa è una visione ingenua, ottocentesca, che le case farmaceutiche danno qualche soldo a chi fa le ricette per prescrivere la Abilify o il Serenase. No, perché questa riguarda il 97% degli psichiatri americani hanno ricevuto soldi, sì, ma pochi soldi hanno ricevuto. Hanno ricevuto in media 180 dollari in un anno. Il 2% degli psichiatri, quelli che contano, hanno invece ricevuto una media di 60.000 dollari all'anno. Cioè le case farmaceutiche non è che sono così, hanno dei criteri di marketing, loro vanno a cercare i cosiddetti influencer, cioè le persone che per la loro posizione, per il loro prestigio, sono in grado di influenzare le pratiche prescrittive. Poi non gli interessa se il singolo medico fa una ricetta in più o una ricetta in meno, loro ragionano in grande. E questo è un grosso problema, andiamo avanti. Cosa significa questo in termini di psicofarmaci? E veniamo all'Italia. Questo è il consumo degli psicofarmaci in Italia in dosi medie per 1.000 abitanti delle tre categorie più importanti di psicofarmaci, con la tendenza degli ultimi anni, dal 2014 ad oggi. Allora, come vedete, abbiamo tre categorie, le benzodiazepine 54 dosi giornaliere per 1.000 abitanti, gli antidepressivi 44, gli antipsicotici 10.
L'aumento è stato molto rilevante per le benzodiazepine, guardate la differenza, rilevante per gli antidepressivi, meno rilevanti per gli antipsicotici, che rimangono dei farmaci di nicchia che ovviamente hanno un target limitato. Ma gli antidepressivi e le benzodiazepine hanno un consumo a livello di massa. Io vorrei che ci capissimo cosa significano questi dati. Significa che oggi, mentre noi stiamo parlando, ci sono in Italia circa 2 milioni e 700 mila persone che prendono una dose di antidepressivo e più di 3 milioni che prendono una dose di benzodiazepina. Questo è un consumo di massa che va molto al di là del problema solamente dei servizi di salute mentale, perché queste prescrizioni avvengono in larghissima misura anche nella medicina generale. Andiamo avanti. Guardiamo la tendenza, questa è la tendenza degli antidepressivi in Italia. In 20 anni le prescrizioni di antidepressivi in Italia sono raddoppiate, senza che ci sia una evidenza di qualsivoglia aumento dei problemi che dovrebbero essere curati da questi farmaci e senza che ci sia stata una riflessione critica su qual è la reale utilità di questa prescrizione. Io credo che noi possiamo dire, come ricercatori, noi dobbiamo dire che questo un consumo massiccio di farmaci antidepressivi è un problema di sanità pubblica molto rilevante, più rilevante, se mi si permetta, dell'uso della pistola elettronica, che riguarda un numero molto limitato di persone. Questo fenomeno riguarda milioni di persone ogni anno e la responsabilità di questo è legata anche in larga misura alla pratica prescrittiva di coloro che hanno il potere di prescrivere i farmaci. E quindi su questo noi dobbiamo intervenire, su questo noi dobbiamo decidere, perché questa prescrizione così massiccia di questi farmaci comporta effetti iatrogeni, comporta un uso prolungato nel tempo e comporta una sostanziale inefficacia per quello che è il modo in cui noi ci approcciamo alla depressione. Andiamo avanti, vado in fretta. Questa è una tendenza mondiale, anzi l'Italia non è tra i peggiori paesi, vi prego di notare la tendenza in paesi come, che noi non ci aspetteremmo, come il Portogallo, l'Australia, eccetera. Andiamo avanti. Servono i farmaci? Sì, qualcosa serve, ma non molto. Guarda, questa è la differenza, il tasso di risposta a breve termine confronto tra antipsicotici e placebo. In termini di un miglioramento rilevante, non di qualcosa che uno sta un po' meglio, ma che sta bene, il contributo dei farmaci è poco più del 20%, con una differenza del 10% rispetto al placebo. Cioè c'è un'efficacia, ma è limitata, intendiamoci, è molto limitata. Andiamo avanti sulle ricadute, questo ci torna un attimo indietro, Antonio, a quella precedente. C'è una prevenzione delle ricadute? Sì, certo, c'è, è vero, ma poi vedremo che ha dei costi nel lungo termine. E comunque sempre parliamo di successi che sono con percentuali di insuccesso che sono del 35 e 40%, anche dopo anni di terapia. Andiamo avanti. E il problema, guardate, pochissime ricerche hanno detto che cosa pensano dei farmaci, degli psicofarmaci, quelli che li prendono. In questo caso, questi autori, Reed e Williams, hanno fatto una ricerca su un campione ampio di persone in cura con farmaci antipsicotici e gli hanno chiesto qual era la loro percezione dell'efficacia di questi farmaci, e questo è il risultato. Guardate che questa differenza ci fa capire che la percezione che hanno le persone con problemi di disturbi che vanno sotto l'etichetta di psicotici sui farmaci è una percezione sostanzialmente corretta. Loro dicono, sì, migliorano un po' i sintomi, è vero. Un quarto dicono molto meglio, altri un po' meglio, ma peggio, ma sulla qualità della vita no. Quindi c'è una discrepanza tra il miglioramento sintomatico, che è riconosciuto anche da chi, in qualche misura anche da chi prende i farmaci, e un impatto negativo sulla qualità della vita. E quindi allora noi ci domandiamo, ma il fatto che noi valutiamo l'efficacia dei farmaci solo su questo indicatore sintomatico non ci fa trascurare il problema del benessere soggettivo e della qualità della vita, discorso a cui Sarandis ha accennato nel manifesto di salute mentale? Andiamo avanti.
Però ci sono dei problemi, ci sono degli effetti avversi, certamente. Parliamo dei farmaci antipsicotici. Questa è una revisione sistematica che è stata fatta sul rischio di mortalità per i pazienti anziani più di 60 anni a cui vengono prescritti per qualunque motivo gli antipsicotici. Il rischio di mortalità è sostanzialmente raddoppiato. E questo dato viene da tutti gli studi che sono stati fatti in tutto il mondo. E voglio segnalare che nelle RSA italiane, guardate questo dato derivante da uno studio fatto da Musicco, le RSA, questo studio è stato fatto sui pazienti anziani nelle RSA, si arriva a quasi 4 volte un rischio di mortalità. Ed è il dato più elevato, cioè l'Italia, le RSA italiane detengono il record di esposizione dei pazienti anziani al rischio di morte per somministrazione inappropriata e inutile di questi farmaci. Andiamo avanti. Passiamo all'altro estremo. Abbiamo visto gli anziani, guardiamo i giovani e guardiamo che cosa significa dal punto di vista degli effetti avversi nei giovani, quelli che hanno un esordio psicotico, riguardo a un effetto collaterale che è ben noto, che è quello della differenza dell'aumento di peso. Allora, noi vediamo che in 12 settimane la prescrizione di olanzapina comporta una differenza tra prendere olanzapina e non prenderla di 6 kg per le persone che lo prendono. E questo avviene per tutti i farmaci, questa differenza, con valori minori. In un anno, chi prende un esordio psicotico a cui noi prescriviamo olanzapina si deve aspettare un aumento medio di peso di 10 kg rispetto a non prenderlo. Capiamo questo che cosa significa per persone giovani, ma non solo perché è brutto essere grassi, ma perché c'è un rischio a lungo termine di diabete, di ictus, eccetera. Andiamo avanti. Sì, poi si va anche verso la sintesi conclusiva. Arrivo alla sintesi conclusiva, molto rapidamente. Vai avanti, Antonio. Questo saltalo, c'è un problema evidenza anche di danni neurologici, vai avanti. C'è un costo, e questi possibili danni neurologici sono intrinseci all'attività dei farmaci, andiamo avanti. Approcci non farmacologici hanno effetti sovrapponibili anche sui sintomi, oltre a non interferire con la qualità della vita. Andiamo avanti, avanti, avanti. Questo è uno studio che ha dimostrato che anche in pazienti che rifiutano i farmaci si possono fare altri interventi che sono utili. Andiamo avanti. Questo non ne parlo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ecco, questo voglio dire, l'ultima cosa. Il problema della inappropriatezza e del rischio connesso all'uso dei farmaci esiste nei servizi psichiatrici italiani. Anche in quei servizi che praticano modalità innovative e alternative di trattamento. Questo è uno studio che è stato fatto sulla appropriatezza della terapia farmacologica in 3 dipartimenti di salute mentale italiani, che io non dirò quali sono, ovviamente. Volevo notare che per esempio, guardiamo il problema della prevenzione e monitoraggio degli effetti metabolici. Terapia farmacologica antipsicotica. C'è un rischio di interferenza con il metabolismo glicidico e lipidico che produce effetti collaterali importanti a lungo termine. Perché questo venga evitato bisogna prevenire, quindi controllare quello che succede quando io do un farmaco antipsicotico. In questo problema, nel 70% dei casi, in questi 3 dipartimenti, non venivano verificati questi effetti. Il dipartimento che aveva un tasso di trascuratezza in questo campo, 92% di casi in cui non c'era alcuna evidenza del controllo di questi aspetti, è un servizio bellissimo. Porte aperte, gruppi di autoaiuto dei pazienti, seminari sulla recovery o guarigione, come la vogliamo chiamare, e tante altre belle cose. Però in questo contesto innovativo gli medici prescrittori non si preoccupano di verificare se i pazienti a cui stanno dando i farmaci antipsicotici, che vengono dati a quasi tutti i pazienti con disturbi psicotici, comportano un rischio grave di diabete, ictus, eccetera, eccetera. Quindi il problema dell'emergenza psicofarmacologica è un problema grave in termini di salute pubblica, in termini di trascuratezza,
che deve essere affrontato come problema specifico di cattiva pratica e di rischi iatrogeni per la salute. Mi fermo qua. Si vedono le slide? Sì, benissimo, grazie. Bene, ringrazio gli organizzatori per questo invito. Io sono Laura Guerra, sono biologa e farmacologa. Sono una degli amministratori del sito Made in Italy, che è affiliato al MAD in America e alla rete internazionale MIA Global. I MAD si occupano di informazione scientifica, raccolta di testimonianze e altro nell'ambito della salute mentale. Il titolo della mia presentazione di oggi è «I recettori non mentono, la realtà dei trattamenti con antipsicotici». Sul tema degli antipsicotici io ho tradotto il libro di Joanna Moncrief, Le pillole più amare, la storia inquietante dei farmaci antipsicotici. Joanna Moncrief è una psichiatra inglese di spicco, cofondatrice di Critical Psychiatry Network, collaboratrice della Cochrane Collaboration e autrice di moltissime pubblicazioni scientifiche. Perché la traduzione del libro? Perché secondo il mio punto di vista c'era la necessità di una pubblicazione autorevole che analizzasse attraverso la letteratura scientifica la reale efficacia degli antipsicotici e la loro sicurezza. Il libro è a carattere scientifico, ma adatto anche a utenti e familiari. Nel corso della narrazione del libro, la Moncrief presenta le tre tappe principali che hanno decretato l'enorme successo dei farmaci antipsicotici sul mercato. E partendo dal primo punto, che riguarda il fatto che sono stati presentati come farmaci che prendono di mira le basi organiche della schizofrenia. Il secondo punto riguarda invece il fatto che le case farmaceutiche abbiano taciuto gli effetti collaterali fino a che hanno potuto. E il terzo punto è l'incremento del mercato con l'ampliamento dei criteri diagnostici del disturbo bipolare e dell'ADHD, oltre alle vendite off-label. Nel corso della presentazione esaminerò punto per punto queste tre tappe, a cominciare dalla prima, cioè i farmaci sono stati presentati come farmaci che prendono di mira le basi organiche della schizofrenia. Cioè si è detto che la schizofrenia è un disturbo di origine organico e gli psicofarmaci agiscono sul disturbo. Per spiegare meglio questo concetto, la Moncrief mette a confronto i due principali modelli d'azione del farmaco che si usano in psichiatria, che sono il modello d'azione centrato sulla malattia e quello centrato sul farmaco. Quello centrato sulla malattia in pratica riflette quello che noi chiamiamo sempre il modello organicista o biomedico, che vede gli psicofarmaci come correttori di uno stato cerebrale anomalo. In tanti si saranno sentiti dire dallo psichiatra che sono psicotici perché hanno troppa dopamina o sono depressi perché hanno poca serotonina. E quindi i farmaci sarebbero dei trattamenti medici che agiscono sulle basi della patologia psichica. Un esempio di questo funzionamento è dato dall'insulina per il diabete. Se ad esempio io sono diabetica, il mio organismo produce poca serotonina e quindi devo assumerla dall'esterno per riequilibrarmi. Passando adesso al modello d'azione centrato sul farmaco, che è contrapposto a quello centrato sulla malattia, i farmaci sono presentati come sostanze psicoattive che creano uno stato cerebrale anomalo, alterando l'espressione dei disturbi attraverso un loro effetto specifico. Un esempio di questo funzionamento è dato dall'alcol per l'ansia sociale,
Ad esempio, se io sono ansiosa e non riesco ad uscire di casa per fare la spesa o ad andare ad una festa, con qualche calicino di vinello mi scende l'ansia e riesco a fare le mie cose. Questo però non significa che il mio cervello abbia uno squilibrio chimico e in particolare che gli manchi l'alcol, ma che l'alcol ha un suo effetto psicoattivo specifico che mi è utile in quel particolare momento. E lo stesso vale per gli psicofarmaci. Sono sostanze psicoattive, ma non vanno a riequilibrare niente. Allora, quale di questi due modelli è valido? Allora, le evidenze scientifiche sostengono la validità del modello centrato sul farmaco. I farmaci antipsicotici quindi agiscono alterando le normali funzioni del sistema nervoso, sopprimendone l'attività complessiva e creando un distacco emotivo dalle reali cause che creano la sofferenza psichica. In questo modo provocano cambiamenti della percezione dell'umore, della coscienza e del comportamento, cioè non agiscono sui miei problemi, ma con l'antipsicotico io li sento meno e soffro meno. Quindi anche i pensieri si possono rimettere a posto, i pensieri psicotici, se soffro meno, si possono rimettere a posto. Il farmaco, quindi, secondo questo modello, non ripristina uno squilibrio chimico del cervello, ma agendo lo crea proprio. E lo squilibrio chimico prodotto dal farmaco è responsabile dei fenomeni di tolleranza e di assuefazione. Cosa significa tolleranza e assuefazione? E di qui il titolo, i recettori non mentono. Non è mai stato dimostrato uno squilibrio chimico del cervello anche in presenza di manifestazioni della sofferenza psichica, cioè io posso essere depressa e stare male, malissimo, o psicotica e avere pensieri slegati dalla realtà, ma il mio cervello non mostra squilibri rilevabili. Gli antipsicotici agiscono da antagonisti della dopamina e causano, per il principio dell'omeostasi, una upregulation, cioè un aumento del numero dei recettori dopaminergici ed un aumento del rilascio di dopamina dal neurone presinaptico. Quindi dopo un certo periodo di uso il mio cervello viene proprio a trovarsi in una situazione anomala e di squilibrio. E si verificano quindi i due problemi di tolleranza, che significa che dopo un periodo di uso il cervello, per il principio dell'omeostasi, che si oppone al cambiamento esterno indotto dal farmaco, neutralizza l'azione del farmaco. E quindi io, per avere un qualche effetto, dovrò o aumentare le dosi oppure cambiare farmaco, perché lui non fa più effetto. La assuefazione significa che se io tolgo di botto il farmaco, il cervello si viene a trovare, essendo in una condizione di squilibrio, mi può dare una reazione di astinenza potenzialmente pericolosa. E molti dei sintomi psichici che si verificano all'astinenza del farmaco vengono interpretati da molti psichiatri come sintomi di una ricaduta e non vengono riconosciuti invece come effetti dell'astinenza al farmaco. Passiamo ora al secondo punto che ha decretato l'enorme successo degli psicofarmaci e riguarda il fatto che le case farmaceutiche hanno taciuto finché sono riuscite gli effetti collaterali degli antipsicotici. E quindi la natura dell'ipotesi della natura organica della schizofrenia, quindi la teoria degli squilibri chimici, e la presentazione degli antipsicotici come farmaci che agiscono sulle basi biologiche del disturbo ha fatto passare in secondo piano gli importanti e anche invalidanti effetti collaterali ad essi legati, che sono atrofia cerebrale, diabete,
sindrome metabolica, discinesia tardiva, riduzione del corso della vita anche di 15-25 anni se il trattamento perdura per lunghi periodi ad alte dosi. Anzi, questi importanti effetti collaterali sono stati inizialmente attribuiti alla condizione, cioè alla schizofrenia. Ma cosa succede? Negli anni '80, tragedia per le case farmaceutiche, risulterà chiaro che questi effetti non sono dovuti alla schizofrenia, ma in realtà sono proprio legati all'uso degli psicofarmaci. E c'è un crollo del mercato a causa delle cause legali degli utenti che chiedono il risarcimento dei danni per la discinesia tardiva. Si è visto infatti che aumenta la frequenza della discinesia tardiva, aumenta man mano che passano gli anni, è associata ad un decadimento cognitivo globale con compromissione della memoria, è associata ad un aumento dei sintomi psicotici tardivi, quindi alla psicosi tardiva da ipersensibilità alla dopamina, ed è associata ad un aumento dei rischi di morte precoce. Ma a risollevare le sorti, sempre in questi anni, alle sorti del mercato, arrivano gli antidepressivi di seconda, scusate, gli antipsicotici di seconda generazione. Quindi entrano in campo Risperdal, Zyprexa, Abilify, Seroquel e Clozapina, che vengono presentati come farmaci a basso rischio di discinesia tardiva. Si allarga quindi di nuovo il mercato attraverso le prescrizioni off-label, le prescrizioni per il disturbo bipolare come coadiuvanti degli antidepressivi, per l'ansia, disturbi del sonno e addirittura per il comportamento dei bambini che ricevono la diagnosi di ADHD. Grandi studi come il CATI comunque riveleranno che non c'è una grossa differenza nell'induzione della discinesia tardiva tra i farmaci di prima e di seconda generazione, quindi tra i tipici e gli atipici. Anzi, i bambini sono molto più sensibili allo sviluppo di discinesia tardiva e di diabete con quelli di seconda generazione. Ma perché, se i bambini sono così sensibili, il mercato si è allargato a dismisura negli Stati Uniti, ma attualmente si sta allargando moltissimo anche in Italia, proprio negli ultimi anni. Si è allargato per il marketing aggressivo e fraudolento delle case farmaceutiche. Come diceva Angelo Verbato che mi ha preceduto, personaggi che sono in grado di influenzare il mercato, come Joseph Biderman e i suoi colleghi, hanno incassato milioni di dollari dalle case farmaceutiche per promuovere l'uso degli psicofarmaci nei bambini attraverso la redazione delle linee guida, e hanno promosso tutte le classi di psicofarmaci, quindi antipsicotici, stimolanti, litio, eccetera. Hanno esteso addirittura la diagnosi di disturbo bipolare nei bambini di 2 anni e hanno esteso l'uso degli antipsicotici e di altri psicofarmaci nel controllo del comportamento dei bambini che ricevono la diagnosi di ADHD. Ma sono davvero efficaci questi antipsicotici? In realtà l'ampia letteratura che li prescrive, che li ha presentati come farmaci efficaci per la prevenzione delle ricadute, contiene dei bias, cioè gli studi clinici sono stati disegnati in modo da dimostrare quello che le case farmaceutiche volevano che venisse dimostrato. Questo è un discorso lungo e non c'è il tempo per trattare questa cosa, ma è molto importante. Le persone in trattamento con olanzapina, ad esempio in uno studio di Winokur e Harris del 2005, hanno rivelato che le persone in trattamento hanno avuto una ricaduta in meno della metà del tempo rispetto a chi non era in trattamento farmacologico.
In un altro studio, chi non assume antipsicotici a lungo termine sta meglio di chi li assume. Infine, prima dell'avvento degli antipsicotici, il 22% delle persone si riprendeva completamente da una crisi psicotica nel giro di 5 anni e un 58% si riprendeva e aveva rarissime ricadute nel corso della vita, contro il 10%, quindi si compara circa un 80%, contro un 10% di superamento della crisi nelle persone che restano in trattamento farmacologico. Le ultime due slide e finisco. Concludendo, possiamo dire che gli antipsicotici agiscono sopprimendo l'attività del cervello e creando un distacco emotivo dalle reali cause che generano la sofferenza psichica e dalla percezione della sofferenza. A lungo termine possono provocare effetti collaterali, a volte irreversibili, e li abbiamo visti quali sono. Possono essere invalidanti e abbreviare il corso della vita, e quindi gli antipsicotici possono avere degli effetti positivi a breve termine, perché permettono di rientrare abbastanza brevemente da una crisi psicotica, ma a lungo termine creano più danni che benefici, in quanto dai dati presentati risulta chiaro che cronicizzano i disturbi e nel tempo aumentano la probabilità di ricaduta. Quindi, per usare quel tanto che basta il farmaco in modo da rientrare da una crisi e affrontare delle terapie realmente rivolte al superamento della crisi come una buona psicoterapia, occorre un buon metodo di sospensione degli psicofarmaci. E a questo scopo io ho tradotto il libro di Peter Breggin, uno psichiatra americano, dal titolo La sospensione degli psicofarmaci, un manuale per i medici prescrittori, i terapeuti, i pazienti e i loro familiari. Questo perché, lo dicevo prima, quando si sospendono velocemente o male non solo gli antipsicotici, ma tutte le classi di psicofarmaci, la crisi di astinenza si manifesta anche con sintomi psichici che vengono interpretati come ricadute. In realtà sono delle crisi di astinenza, e quindi il processo di sospensione degli psicofarmaci è un processo fondamentale per un buon uso, un corretto uso degli psicofarmaci. Nel libro viene presentato il metodo collaborativo centrato sulla persona, che si è rivelato un metodo molto efficace e sicuro anche nei casi di sospensione difficoltosa, quando ad esempio il trattamento perdura per molti anni e anche decenni, e quando c'è una politerapia, una multiterapia, cioè più psicofarmaci contemporaneamente. Grazie per l'attenzione.